Però penso che per uscire da questa crisi così difficile sarà necessario dare piena vitalità, liberare energie dei territori, di sistemi locali che si dimostrano in questo momento molto agili, molto bravi anche effettivamente. E per fare questo immagino, penso, una Liguria in cui noi dobbiamo semplificare tutto ciò che si può semplificare in questo sistema locale. Tanto i comuni, le province, le comunità montane, l'antiparco, ma anche le piccole e medie imprese, persino le famiglie. Ma penso che questi anni che ci hanno visto venire a capo di un dissesto finanziario spaventoso siano stati spesi bene, e ora con più tranquillità si possono affrontare anche meglio i temi dei servizi, l'offerta dei servizi. Abbiamo dovuto digerire in questi anni 852 milioni di euro di disavanzo, è stata veramente una grande fatica. Abbiamo conti in equilibrio, li abbiamo senza avere la fiscalità che hanno le altre regioni, anzi le imprese sono praticamente libere da imposizioni sulla sanità, che è molto importante in questo momento di crisi economica, e anche l'85% dei contribuenti non pagano più alcun contributo al dissesto della sanità pubblica, anche perché non c'è più, giustamente. E questo è avvenuto non solo mantenendo i servizi, ma anche facendoli crescere. Comunque diciamo che noi teniamo botta bene ancora quest'anno, e poi però bisognerà aprire con le regioni rinnovate, col governo, una discussione di fondo su questo punto. In un campo non strettamente sanitario, ma certamente sociale, questa programmazione dei nidi, e anche il lavoro fatto per dare più elasticità al comune nella loro organizzazione interna ha prodotto il fatto che siamo tra le prime regioni europee a raggiungere l'obiettivo del 30%, un terzo circa, di offerta rispetto ai bimbi in quella fascia. Insomma, 400 posti di lavoro in più, e una doppia offerta in 5 anni. Insomma, una diversificazione offerta molto attenta alla sussidiarietà di comunali, aziendali, cooperative sociali, terzo settore, micronidi e persino mamme accoglienti. Siamo arrivati alla famiglia, nel senso che la regione paga anche dei servizi offerti da famiglie a bimbi di altre famiglie. Insomma, siamo andati veramente molto avanti anche sul sociale, con gli investimenti ormai passano attraverso i distretti. Poi bisogna capire che rapporti hanno sui distretti con i comuni di riferimento, insomma. Capito, però diciamo la distrettualizzazione in certi campi effettivamente è molto spinta. Liguria è coperta dal 75% da boschi, ne parlo tutti i giorni di queste cose qui, e la salvi se salvi dentro terra. Incendi, alluvioni, lo vai lì, le metti a posto e messe dite, come dicono a Genova. Perché è inutile fare scolmatori, comprare Canadair, insomma. Sì, è una cosa che fai per rimediare un disastro, ma il vero problema è avere i tagliafuoco, avere il bosco, il sottobosco pulito, avere un po' di fasce coltivate che assorbano acqua, insomma. Ma lì si è fatto un buon lavoro, insomma. Le vostre mani abbiamo fatto un buon lavoro, insomma. Anche lì bandalare ormai dappertutto, con finanziamenti ridotti, voi avete fatto anche un eccellente lavoro sulla filiera corta delle biomasse, che comincia a funzionare molto bene. Adesso interveniamo anche per la regimazione delle acque, in modo che si superi completamente un pericolo di esondazione che c'è stato ultimamente. Comincia a crescere anche una filiera agricola e non gastronomica, pensa a questa esperienza di Dalpian si chiamano, molto significativa dalle vostre parti, insomma. Cioè, ormai le attività legate alla natura, al bosco, ai presidi tipici, all'agricoltura, appunto alle biomasse, all'energia, al fotovoltaico, all'eolico, sono molto numerose, è un sistema locale che si sta... Noi passiamo da 6 pali a 120 in pochi anni, per esempio, all'eolico. Sono tutti comuni che ci campano poi anche un po' oltre a capolua energia pulita, insomma.